È già un fenomeno editoriale in America il romanzo di John Lang. Ad ispirare la figura del protagonista è un giovane imprenditore italiano che vive a Las Vegas. Si chiama Fabrizio Boccardi e adesso si prepara ad acquistare un casinò. Imprenditore a livello internazionale, Fabrizio Boccardi è ora anche l'ideatore del protagonista di un libro, The Seven Sin, i sette peccati, che negli Stati Uniti è già un successo e in Italia potrebbe essere pubblicato a breve. Non solo, il suo personaggio ispirerà anche una serie a fumetti. Il segreto del successo di questo libro è che parla dei sette peccati, che è questo casinò che il personaggio Michele Tiranno costruisce a Las Vegas, che poi è un casinò che vogliamo costruire anche noi, la mia società negli Stati Uniti, ed è quindi un casinò molto eccitante, differente, unico per molte ragioni e che tra l'altro stiamo mettendo anche in un grosso film che adesso è in produzione negli Stati Uniti. Uno degli attori che a noi ci interessa di più è Johnny Depp. Come James Bond o Batman, il destino di Michele Tiranno, il protagonista del libro, è quello di ispirare un genere editoriale, cinematografico e fumettistico. Possiamo dire, come hanno già fatto alcuni giornali americani, che Fabrizio Boccardi ha inventato una nuova saga, un nuovo eroe. Certo, l'ho inventato io, abbiamo preso John Land nel 2006, io non sono uno scrittore, John ha fatto un lavoro stupendo, ha fatto veramente un bel libro basato sulle idee che gli abbiamo dato, che gli ho dato io, che ho creato, perché è un po' tutto legato a questo progetto multimediale che va dall'editoria al cinema, ai casinò, al gioco. Lei ha gli stessi chiaroscuri del suo No, personaggio? no, io no, io sono una brava persona.